Oh, eccoci qua, bella gente, benvenuti e bentornati. Allora, andiamo avanti con questa maledizione di azienda di Natale. Purtroppo io la scorsa puntata non ci avevo neanche pensato minimamente che bisognava andare a prendere la roba e metterla nell'analizzatore, nel MAM. Quindi, vabbè, dai, ho fatto un po' delle figure da DM, però vabbè, ci siamo riusciti, no, alla fine dei conti. A sto giro andiamo avanti un po' più spediti e incominceremo a costruire un po' di roba. Faremo un basamento e tutto il resto. Quindi, vabbè, direi di fare un continua e andare avanti. Ci vediamo in game. Ah, eccoci in partita. Allora, vediamo un po' qua. Oggi è il 3 dicembre. Andiamo a beccare il 3. Però aspettiamo che fa il salvataggio prima. Trovato. 25, so, ah, però mi ha dato 25 fiocchi. Invece del regalo mi ha dato i fiocchi. Buona, 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 ottimo, ottimo. Sì, adesso chiuditi però. Bene, buon Natale, buon Natale. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, stavamo costruendo il nostro bellissimo sistema per incominciare a fare la prima ditta. Andiamo a vedere. Stavo facendo anche un giardino. Ecco qua. Allora, come dicevo, questa zona qua la lasciamo bella libera, non è un problema. E come dicevo nel scorso episodio, volevo costruire qua tutto qua sotto. Poi qua faremo una discesa e vedremo magari con delle scale, vedremo di piazzare il sul tutto. Bisogna stare attenti perché là c'è un giacimento, mi sembra che sia quarzo. Ce ne sono tre in realtà. E andiamo avanti a costruire. A finitura vedremo come piazzare le cose. Qui possibilmente ci mettiamo, vediamo un po', decoration mod. Decoration mod ci potremmo mettere delle piantine, tipo cigar plant, che cos'è? Le spighe o se no. Oh ragazzi, comunque il mio giardino qua è venuto una figata, eh. Dai, è bello. Cioè, è strabello, guarda, con le piantine, robe varie. Adesso dobbiamo solo metterci gli animaletti dentro, tipo i doggo. È bello bello. E vabbè, abbiamo messo giù una macchina, una sola per ora. Qua riserviamo questo spazio per le aziende di Natale. Poi vedremo come decorarle man mano che sblocchiamo le robe. Allora, ok, ne abbiamo 100 e rotti. Butta via sta roba. Anzi no, butta via questo. Prendiamo questo e finalmente buttiamo giù sto alberello di Natale. Lo butto giù qua. Là. La Madonna! Così lo volevo l'albero di Natale. Enorme, gigantesco. No, allora lo andiamo a buttare vicino alla base. Lo costruiamo là. Dai. Allora, lo mettiamo qua. Proprio in piazza. Là. Caspita, sei grosso. Così mi piace, bello. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto l'albero. Vabbè, non è decorato, non ha le palline di Natale e quant'altro e ci si clippa dentro, però vabbè. Ma che bello, ci mettiamo sotto poi, che ne so, altre robine. Tipo. Ci mettiamo. Bene. Un altro praticello l'abbiamo completato. Abbiamo un albero gigantesco di Natale, però senza le palline, robe varie. Speriamo che prossimamente poi si potrà anche decorare o ci sarà una versione già decorata con le palline. Magari con tutte le luci sarebbe bello, che si vede da lontano. È comunque bello grosso. Adesso è notte. Vediamo che effetto fa. Aspettiamo che viene giorno, che effetto fa di giorno. Beh, è bello grosso, eh. Cioè, è più alto di una torretta. Anche di giorno fa al suo perché, dai, bellino. Bene. Che culo, abbiamo messo giù l'albero. Va bene, io direi che dopo questa ci possiamo salutare e ci vediamo alla prossima. Intanto cadono gli. Urca, cadono regali come se non ci fosse un dopodomani. Va, regali da tutte le parti. Va bene, ciao ciao ragazzi.